Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete ormai già visto su altri canali, DJI ha rilasciato il nuovo aggiornamento per la sua app del DJI Mavic Mini. Questo drone è super venduto, super sicuro, che vola da Dio, cioè veramente un drone spettacolare. Quindi un drone che viene acquistato appunto da tutti perché ha un prezzo più accessibile rispetto ai soliti droni DJI, non è impegnativo, è un drone che chiunque può pilotare, l'ho fatto addirittura vedere in un video in cui l'ha pilotato mia figlia di 5 anni, quindi veramente un drone che merita di essere acquistato un po' da tutti. Però appunto per questo DJI deve stare attenta quando aggiorna l'app nell'introdurre funzioni che potrebbero renderlo davvero pericoloso, e in questo aggiornamento, a parte alcune cose positive che ha fatto una cosa che veramente secondo me non va fatta, o meglio DJI non doveva fare: introdurre tre opzioni da scegliere, quindi potremo sceglierne solo una nel caso in cui il nostro Mavic Mini si disconnetta dal controller, e a quel punto in base alla scelta che avremo fatto il drone si comporterà in uno dei tre modi scelti. I tre modi sono Return to Home, che ragazzi è l'unica opzione che dovete scegliere, non scegliete assolutamente nessuna delle altre, quindi Return to Home, Overing o Landing. Cosa vogliono dire? Return to Home, appunto, ritorno a casa quando il drone si disconnette, Landing, che il drone atterra nella posizione in cui si disconnette, o Overing, che il drone si ferma in Overing nella posizione in cui si è disconnesso. Allora, spiegatemi cosa servono le due opzioni che non siano il ritorno a casa. Overing cosa vuol dire? Che il drone mi sta fermo lì fino a quando? Fino a quando la batteria si scarica? Non lo so, io proprio non sono riuscito a capire il senso di andare a scegliere l'opzione Overing, perché se il drone si disconnette, che senso ha che si fermi in Overing e stia lì disconnesso? Perché potrebbe non riconnettersi mai più. Quindi sta lì fermo fin quando la batteria scarica, e dopo cosa fa? Atterra lì dov'è? O ritorna? Comunque una cosa che non ha senso, proprio non ha senso. E un'altra cosa che non ha senso è l'altra opzione, cioè atterrare dove si trova. Che senso ha? Perché uno, il drone quando si disconnette dal controller non è mai vicino a noi, quindi potrebbe atterrare in zone che non potremmo andare nemmeno a recuperarlo, e in più potrebbe atterrare nell'acqua, cioè tipo io che volo spesso e volentieri sopra i laghi, perché qui dove abito io c'ho molti laghi vicino. Questo cosa fa? Perdere la connessione, anziché tornare sulla riva da dove è partito mi atterra nell'acqua. Cioè, che opzioni inutili sono? Solo che uno che ha un po' di malizia, un po' di esperienza, ovviamente sa cosa deve fare, ma un principiante che ha acquistato il Mavic Mini, perché è un drone che comunque merita ed è comunque un drone un po' per tutti, e non valuta bene la scelta giusta, perde il drone. Quindi ragazzi, state attenti, non scegliete nessuna opzione che non sia Return to Home, mio parere. Io di voli ne ho fatti tanti, di droni ne ho tanti, e l'opzione unica è Return to Home. Quindi chiusa la parentesi di questa funzione, che è veramente secondo me folle da parte di DJI, spero che vada a correggerla con i prossimi aggiornamenti, che vada a eliminare le due opzioni e lasci solo l'opzione Return to Home, e le altre due le elimini. Poi è stata introdotta un'altra funzione di sicurezza, che se il drone dovesse avere un comportamento anomalo, o noi dovessimo perdere il controllo, comunque qualsiasi cosa stia succedendo in cui noi non possiamo più andare a intervenire o correggere la situazione, possiamo spegnere il drone, quindi andando a tirare le due levette verso l'interno in basso, verso l'esterno sempre in basso, il drone spegne i motori, quindi si spegne e precipita. Ma questo appunto è fatto per intervenire in una situazione che potrebbe diventare pericolosa, quindi meglio andare a danneggiare e perdere il drone che andare a causare danni ad altre persone, a oggetti che non sono nostri. Quindi questa funzione secondo me è ok, questa ci voleva, perché comunque sempre meglio avere la possibilità di spegnere il drone in qualsiasi situazione, questa la trovo utile. E poi l'altra opzione è quella di intervenire in maniera manuale sulla regolazione del bianco, una cosa che secondo me questo Mavic Mini aveva proprio bisogno. Finalmente DJI l'ha introdotta, prima era solo in automatico, e ovviamente con i limiti di una funzione automatica della regolazione del bianco. Adesso possiamo andare a intervenire manualmente, quindi andare a regolare il nostro bianco in base alla situazione di luce che ci troviamo, in base alla situazione ambientale, quindi tutto quello che comporta appunto lo sbalzo della regolazione della luce.
Quindi ragazzi, questo video era solo per parlare di questo aggiornamento di cui tanti hanno già parlato, ma io ci ho messo un po' a fare questo video perché ho cercato di capire perché DJI avesse deciso di implementare queste due funzioni alternative al Return to Home, che proprio non concepisco, e ragazzi non ci sono arrivato, io non ho capito perché DJI abbia scelto questa cosa. Quindi ragazzi, se non volete perdere il vostro drone e ci tenete che ritorni sempre da dove è partito, scegliete sempre RTH come punto di ritorno in caso di disconnessione. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato la mia opinione per quanto riguarda le funzioni introdotte da DJI nell'applicazione 1.0.8 vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram se non l'avete ancora fatto, e se vi va ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial. Ciao.